Buonasera, siamo questa sera con Don Pietro Cinieri, rettore del Santuario Santa Lucia ad Erchia. Buonasera Don Pietro, Buonasera. come vive la comunità erchiolana l'evento per l'arrivo delle sacre spoglie delle sante Lucia e Irene? Siamo a poche ore dalla Pasqua di Nostro Signore, che vedrà in particolare Erchie benedetta da un evento straordinario, eccezionale, unico direi di fatto. L'arrivo delle sante, sono convinto, non lascerà indifferente il cuore di nessuno qui ad Erchie, ma non lascerà indifferente nessuno di coloro che vivono, ecco, intorno alla diocesi di Oria. Vedere due sante importanti della storia della cristianità è per noi motivo di gioia ed è per noi provvidenza in questo periodo in cui abbiamo bisogno di forti testimonianze di vita legate a ideali di vita giusta, onesta e vera. Crediamo fermamente che questa occasione sarà per tutti noi motivo per riscoprire non solo la fede in Dio e la devozione a queste due grandi sante, ma soprattutto per ravvivare in noi il desiderio di vivere, ecco, secondo giustizia, secondo verità. Cosa vi aspettate dall'arrivo delle sante? Cosa vi aspettate il dopo, il domani? Certamente, intorno a questa attesa c'è grande fermento. Ci aspettiamo tanti pellegrini qui anche sulla base dell'esperienza che c'è stata nel 2014. E desideriamo che questo momento non sia solo indirizzato a persone vicine, diciamo così, alla vita della Chiesa. Speriamo che questo momento possa essere anche un luogo in cui chi vive lontano possa riscoprire un momento di alto valore umano e spirituale. Ci saranno tantissime persone della comunità di Erchie che collaboreranno, a cui mi sento già da adesso di ringraziare di vero cuore, persone che si sono rese disponibili in tanti e tanti modi, offrendo piccole cose, dall'aiuto concreto fino alla realizzazione di cose pratiche che serviranno poi durante questi giorni. E questa interazione di persone noi possiamo sperare possa durare nel tempo. Noi crediamo che l'arrivo di queste sante possa benedire Erchie, possa benedire questi cittadini, perché come in ogni famiglia possono esserci tante divisioni e questa benedizione riesca a ognuno di noi a dare la possibilità di far uscire il meglio, di far uscire il meglio e di sentirci una vera comunità che si ritrova intorno alle proprie radici, intorno alla propria storia, intorno alla propria tradizione. Dico di più. Non solo tra i cittadini di Erchia, ma anche coloro che verranno da fuori, possano sentirsi accolti, possano sentirsi a casa loro. Ok, ringraziamo con queste parole Don Pietro e gli auguriamo una felice Pasqua. Grazie anche a voi, auguri, auguri.